Benvenuti, io sono il Cencio e questo è il primo video di una serie di guide su Dark Souls 3, incentrata principalmente sul PvP, con particolare attenzione alle build e alla scelta delle armi. Tratteremo di tutto, dalle invasioni ai duelli e di come comportarsi in ogni situazione per cercare di avere la meglio sul nostro avversario. Tenete a mente fin da subito una cosa però, in Dark Souls si perde e succede anche più spesso di quel che immaginate. Perdere non è una sconfitta né una vergogna, ma un'ottima chance per imparare qualcosa e diventare ancora più forti di quel che si era prima. Non scoraggiatevi quando verrete distrutti malamente, rialzatevi a testa alta e vedrete che non riaccadrà una seconda volta. In questo video parleremo di concetti generici riguardanti il PvP di Dark Souls 3, ma che in realtà si applicano con minime differenze a tutti i titoli della serie Souls. Prendetelo come la base di tutto ciò che verrà spiegato in futuro. Ci sono due tipologie principali di PvP su Dark Souls, le invasioni e i duelli. Le invasioni avvengono grazie all'utilizzo di un particolare oggetto, il globo dell'occhio rosso, oppure grazie alla funzionalità di alcuni patti. Durante le invasioni, come potete immaginare dal nome, invadiamo letteralmente il mondo di un altro giocatore, con lo scopo di ucciderlo e impedirgli quindi di raggiungere il boss di zona. Se il giocatore che è stato invaso ci uccide oppure riesce ad entrare nella nebbia del boss, noi avremo perso e verremo rimandati indietro nel nostro mondo. C'è subito da specificare e rendere evidente che le invasioni non sono consenzienti da entrambe le parti, tranne in rari casi. Per cui, se decidete di dedicarvi a tale pratica, aspettatevi molto astio, combattimenti sporchi e ogni genere di cattiveria e malignità permessa da Dark Souls. L'altro giocatore non stava aspettando voi, probabilmente nemmeno voleva combattere con voi, e voi siete il problema insormontabile che sta per fargli perdere centinaia di migliaia di anime, frutto di fatica e duro lavoro. Ripensate a questo discorso prima di rosicare dopo che sarete stati distrutti da un giocatore che si è pozzato 5 volte, ha usato il seme dell'albero dei giganti e ha eppure evocato un Sambro per un 2 contro 1. Ricordatevi le mie parole, non si è comportato da stronzo né da scorretto, ha fatto bene. E ve lo dice uno che invade spesso. I duelli invece sono molto diversi. Usando la pietra rossa è possibile lasciare un segno di evocazione a terra, ma di colore rosso, ben riconoscibile. I giocatori che avranno voglia di combattere con noi potranno toccare il segno ed evocarci nel loro mondo come spiriti oscuri. Lo scopo è lo stesso delle invasioni, ma questa volta la cosa è consenziente da entrambe le parti. Siete stati accettati nel mondo dell'altro giocatore, non gli siete piombati all'improvviso mentre si faceva gli affari suoi. È per questo motivo che, generalmente, il combattimento si svolgerà diversamente. Vi attenderà in una zona vasta e sgombra di nemici dove potrete combattere in santa pace, ci saranno inchini, nessuno userà pozioni, e se lo farà lascerà l'altro fare altrettanto prima di riprendere lo scontro. Insomma, il combattimento onorevole che tanto aspettavate. Attenzione, nessuno obbliga nessuno a inchinarsi, non curarsi e non fare altre bastardate, per cui sempre alta la guardia. Se venite stuprati malamente da una gang squad, la colpa è sempre e solo la vostra, anche se in questo caso potete liberamente dire di essere stati vittime di un gran bastardo. Ho già accennato a questo discorso nel capitolo precedente, ma è bene precisare meglio la cosa e renderla chiara una volta per tutte, visto che il 90% dei giocatori di Dark Souls, sin dall'era di Dark Souls 1, non hanno ben chiaro questo concetto e se ne stanno poi a frignare nei vari forum e gruppi social dedicati al gioco. L'onore, il rispetto, la correttezza e tutti gli altri bei valori che pensavate di trovare in un gioco di combattimenti con spade e armature su Dark Souls non esistono, non sono mai esistiti e mai esisteranno. Non ci sono. Stop. Punto. E non è perché il mondo è cattivo e popolato da bastardi, ma perché il gioco stesso è strutturato in modo che contino solamente due cose: la vittoria e la sconfitta, la vita e la morte. Tutto il resto è relativo e senza senso. Mettetevi in testa che non è assolutamente obbligatorio fare gli inchini prima dei combattimenti, tantomeno evitare di curarsi o evocare alleati per combattere in superiorità numerica, nascondersi, scappare dai combattimenti o farsi scudo con i nemici dell'area. Si può fare, il gioco è stato pensato per lasciarlo fare a chiunque, quindi preparatevi psicologicamente ad affrontare situazioni del genere. Volete fare duelli onorevoli con regole ben precise? Fateli con i vostri amici con cui potete stabilire regole.
regole, oppure organizzate un torneo virtuale appoggiandovi ad uno dei numerosissimi forum o gruppi Facebook che trattano l'argomento. Se cercate di fare duelli onorevoli invadendo, riceverete solo una marea di botte decisamente poco onorevoli. Detto questo, i duelli nella maggior parte dei casi si svolgono in maniera onorevole e corretta, per cui se non avete amici o la voglia di organizzare un torneo potete ripiegare sulla pietra rossa, ma state sempre attenti che non tutti rispettano l'etichetta dettata dalla community e mai imposta da nessuno a nessuno. Bene, ora che vi ho preparato psicologicamente a cosa vi attende, posso darvi alcuni consigli che per molti sembreranno scontati, ma che sono sicuro saranno sconosciuti ai più. L'inchino. Quando invadete o fate duelli, fate bene a inchinarvi o salutare l'avversario prima di iniziare lo scontro. È un segno di amicizia e rende lo scontro più rilassato ed amichevole. Dovete però farlo sempre con attenzione, soprattutto nelle invasioni, perché il vostro avversario potrebbe non aver voglia di inchinarsi, ma bensì di infilarvi con lo spadone ammazzadraghi su per il sedere, mentre che voi vi inchinate elegantemente. Quindi, se decidete di inchinarvi o salutare, fatelo sempre da una distanza di sicurezza, ben lontani dal vostro avversario, e ricordatevi che premere il tasto B o cerchio interrompe l'animazione della gesture che stavate facendo e sarete così pronti a rispondere ai colpi del vostro avversario. Il seme. Il seme dell'albero dei giganti è un oggetto incredibile, potentissimo ed indispensabile. Portatene sempre almeno uno con voi nell'evenienza di un'invasione scomoda. Tale seme germoglierà dall'albero dei giganti vicino all'altare del vincolo e ne potrete raccogliere uno nuovo ogni volta che sconfiggete un invasore. L'albero però ne accumula solo uno alla volta, quindi ricordatevi di passare a raccoglierli ogni volta che potete. A cosa serve tale seme? Semplice. Se lo usate mentre siete stati invasi, i nemici della zona reagiranno contro l'invasore come se foste voi e quindi gli impedirete di scappare, nascondersi e farsi scudo tra i nemici di zona. Sentitevi liberi di usarlo se l'invasore tenta di nascondersi in mezzo a quel gruppetto di nemici che vi preoccupano tanto. Diventeranno istantaneamente i vostri migliori alleati. I moveset. Il moveset è una caratteristica molto importante in ogni arma e va sempre tenuto in considerazione durante la scelta della propria arma. Potrebbe sembrare un dettaglio puramente estetico o di poco conto, ma in realtà fa la differenza tra la vita e la morte in PvP. E il riuscire a padroneggiare con maestria quei movimenti, capirne i pregi e i difetti, farà di voi l'incubo dei vostri avversari. Studiate i movimenti delle armi, scegliete la vostra non solo in base alle statistiche e agli scaling, ma anche a come si muove e come risponde ai comandi. E se potete, imparate anche i moveset delle armi che non usate. Per sconfiggere un nemico bisogna prima conoscerlo. R1 Smash. L'R1 Smash, o R1 Smash, è quell'infame pratica che prevede la pressione ripetuta e ininterrotta del tasto R1, o RB per i joypad Xbox, per inondare il vostro avversario di attacchi ciechi e insensati. Non fatevi ingannare, questa pratica è a tutti gli effetti piuttosto vincente su Dark Souls 3, mentre invece non lo era nei vecchi Souls. Questo per colpa dei cambiamenti che sono stati fatti all'equilibrio e alla potenza esagerata delle spade lunghe che rendono le gragnole di colpi tirate a casaccio pericolose come non lo sono mai state. Bene, quindi Cencio ci stai dicendo di spaccare quel tastaccio maledetto del joystick per vincere combattimenti in PvP, giusto? No, in realtà volevo dire l'esatto contrario, ovvero non fatelo. Malgrado, come ho detto sopra, sia una pratica il più delle volte vincente, è senza ombra di dubbio una pratica stupida. Sicuramente vincerete un sacco di duelli contro il nabbetto di turno che ha preso in mano Dark Souls per la prima volta, ma non avrete chance contro chi oramai è un veterano del gioco. Questo grazie ai parry. Gli attacchi di R1 hanno tutti la stessa velocità e dopo 3 attacchi consecutivi il vostro avversario avrà sicuramente capito il timing esatto per pariarvi il prossimo colpo, cosa che molto probabilmente porterà alla vostra morte prematura.
Inoltre la tecnica dell'R1 Smash, in quanto pressione a casaccio di un tasto, non vi permetterà mai di imparare davvero a combattere su Dark Souls. Non imparerete le tecniche avanzate, non imparerete a muovervi come si deve, né a fare tante altre belle cose che, oltre che fighe, sono anche molto più divertenti di premere un tasto a caso. Per cui fidatevi, in combattimento non attaccate mai più di 3 volte consecutivamente. Il parry è sempre dietro l'angolo. Il parry. Come dicevo, il parry è sempre dietro l'angolo e infatti eccolo qua. La pratica del parry è potentissima, ma altrettanto difficile da padroneggiare in PvP. Questo per vari motivi. In primis la temutissima Phantom Lag, una lag particolare ed irrisolvibile che non dipende dalle vostre linee o PC, ma dal netcode stesso del gioco. Per fortuna è una lag molto lieve, ci farete presto l'abitudine, tanto che non la noterete nemmeno più. Poi c'è la tensione da PvP. È innegabile, tutti ce l'hanno e spesso gioca brutti scherzi, soprattutto quando si hanno tante anime addosso. Per l'ultimo, c'è da dire che il parry di per sé è una pratica difficile di suo, è una questione di millisecondi, ci vogliono buoni riflessi, buona conoscenza dei moveset delle armi e dei frame di parry degli scudi. Però è una tecnica base ed importantissima, per cui non ignoratela mai. So che molti la trovano troppo difficile e la evitano, ma è un errore grandissimo non imparare a fare parry. Non dovete necessariamente diventare il nuovo True Parry King, ma allenatevi quanto basta nel prendere confidenza con questa tecnica e imparare ad usarla nei casi di necessità, o perlomeno provarci ad usarla. Per i parry ci vorrà un video apposito, per cui per il momento questo vi dovrà bastare. Il divertimento. Già, sembrerà un'ovvietà, ma vi assicuro che c'è bisogno di ripeterlo. Divertitevi in PvP. Non è una competizione. Dark Souls, per fortuna, non è mai stato un gioco competitivo, per cui rilassatevi, prendetela sul ridere e divertitevi. Non solo i vostri capelli e il vostro fegato vi ringrazieranno, ma imparerete e migliorerete molto più velocemente se vi state divertendo. Detto questo, i consigli generali li conoscete. Ora andate fuori, invadete, duellate e rompete qualche culo a random. Ci vediamo nel prossimo video per una guida più mirata ed approfondita in un argomento ben preciso. Alla prossima!